Salve ragazzi, sono Follow di YouTube e vi do il benvenuto ad un nuovo episodio di Zone NXT, sempre in collaborazione con PW Videos, e oggi andremo a parlare dello Special Event di NXT, NXT Takeover Rise. Dopo aver finito quasi tutto il fiato per dire questa frase di introduzione al video, voglio spendere davvero poche parole sul kickoff perché è successo relativamente poco e soprattutto di interessante quasi nulla. Hanno preso parte al kickoff oramai l'annunciato commentatore Corey Graves e Train o Jason Albert, come lo volete chiamare, Renee Young e Byron Saxton. Quindi la cosa che già ho detto, la cosa più importante accaduta, successa nel kickoff, è l'annuncio del match, non annunciato in card ma telefonato, del match fra i due Itami e Tyler Breeze. Del resto si è parlato, si sono fatti i classici pronostici e null'altro di interessante. Quindi l'opening della serata è i due Itami contro Tyler Breeze, come già ho detto, e match praticamente fondato su una rivalità nata fra i due, soprattutto per, diciamo, la gelosia di Tyler Breeze, dato che pensava di poter vincere il match per la qualificazione al number one contender, che tra virgolette ha perso contro lo stesso Itami. Quindi praticamente match basato su questa faida, e vediamo entrare i due Itami con il classico costume da Power Ranger giallo, e durante l'entrata di Prince Pretty, il magnifico, il bellissimo, lo straordinario Tyler Breeze, con un fantastico bastone dei selfie peloso, un bastone peloso, e questo già è un doppio senso, però fa di Tyler un uomo ancora più apprezzato e più fantastico al mondo femminile. Infatti è un work, ok, infatti si dice che la ragazza che interverrà durante l'entrata di Breeze per saltargli addosso come se fosse una star, un cantante di successo, passare per le vie con la classica fans che urla, gli salta addosso, ecco, più o meno è stata rifatta la stessa cosa. Si dice che questa ragazza possa essere una futura divas, una futura lottatrice di NXT, e quindi l'hanno fatta tra virgolette debuttare in questo modo. Però, entrata a parte, il match è bello, è carino, è molto veloce, soprattutto è godibile, però potevano fare un po' di più secondo me i due. Non dico che è brutto, anzi, perché è un match che mi è piaciuto anche abbastanza. Ci sono viste molte manovre belle, tipo una figure four leg lock all'angolo di Breeze, una sharpshooter un po' modificata sempre di Breeze. Infatti ha tenuto il match molto sotto controllo per buona parte della durata, fino alla fine in cui Itami, diciamo, si sveglia e tenta anche una GTS, che anche questa volta non arriva. Il pubblico, ogni volta che si carica sulle spalle qualcuno, ogni volta che Itami si carica sulle spalle qualcuno, va in delirio, però alla fine questa GTS non arriva mai e non vedo l'ora sinceramente che arrivi. E comunque, detto questo, si risveglia tra virgolette i nostri due Itami e va a vincere il match con i vari calci eccetera, alla fine con la zoccolata finale, come viene chiamata in italiano ormai. Mi va a vincere con questa zoccolata, brutto da dire, però vince in questo modo. E Prince Pretty Tyler Breeze non è in un ottimo momento, anzi sembra quasi stia giobbando ai cani, e per essere, secondo me, si perde un personaggio davvero molto interessante. Soprattutto, sinceramente, a me non piacerebbe la probabile faida con Marcus Lewis. E niente, spero per il meglio il futuro di Tyler Breeze, magari anche nel mio roster, dato che per lui attualmente ad NXT non ci sono piani, e almeno tranne Marcus Lewis non saprei bene dove metterlo. Quindi spero in bene per Tyler Breeze, dato che è un personaggio che, come ormai sapete se mi seguite, adoro. E un voto a questo match mi sento di dare un 7 pieno e pulito. Secondo match della serata, fra Bull Dempsey e Baron Corbin, è un match per cui avevo davvero tanti dubbi e non mi è piaciuto, sono sincero. Non mi è piaciuto e niente, più di 5 non riesco a dare. Era un match senza squalifiche, è stato un match senza squalifica praticamente. L'unica cosa estrema che hanno fatto è stato essere fuori dal ring, quindi senza count out. Almeno fatto un match senza squalifica, usate qualcosa, un oggetto così, nel posto che una sedia a caso, tra l'altro usata di merda. E c'è stato qualche botch qua e là, e mi conferma la mia idea su Corbin, viene sempre più confermata, ovvero che non sia un buon wrestler, solo presenza scenica e resto nulla di che. Bull Dempsey lo amiamo ormai, in Italia c'è un movimento pro Bull Dempsey, anche se fa abbastanza cagare sul ring, non è vero, è fantastico, ok, non è il top, però
Sicuramente avrei preferito una vittoria di Bull Dempsey, dato che poverino perde sempre e Baron Corbin vince a caso, anche tra virgolette non meritando, perché come ho già detto è un wrestler che secondo me deve ancora dimostrare e dovrà ancora molto migliorare se vuole arrivare lontano o piacermi personalmente. Ha solo presenza scenica, come ho già detto, e torno a ridire, voto al match 5. Match della serata, valido per i titoli di coppia, quindi primo titolo in palio. Si affrontano i Lucha Dragons contro Blake e Murphy, i nuovi campioni di NXT. Ecco, è un match che è partito male secondo me, nel senso che innanzitutto, apro una parentesi che non c'entra assolutamente nulla, Blake e Murphy secondo me copiano il costume ai, non so se guardate la TNA, i Wolves, se sapete chi siano, andateli a vedere magari, secondo me sono spudoratamente copiati, però questa è una cosa a parte. La stessa cosa vale anche per il bastone dei selfie di Tyler Breeze, che è usato anche in TNA, però è una cosa a parte. Torno a questo match, secondo me è partito molto male, ci sono stati due o tre errori in una raccarrana tentata da Sin Cara, ora non ricordo bene su chi, mi sembra su Blake, che non è, praticamente non è caduto in avanti, è stato fermo in piedi, dopo Sin Cara un po' rimediato, e c'è anche una, più che altro corretto, lì ha avuto sfiga, Kalisto è inciampato più o meno sulle corde mentre doveva buttarsi fuori dal ring, ma alla fine ha rimediato bene e nulla. Comunque con Sin Cara in gioco, in match, con Sin Cara uomo legale, il match è stato tra virgolette, non voglio dire lento, ma più controllato. Appena è entrato Kalisto il match si è alzato di gran lunga lo spettacolo, la godibilità e la velocità del match, e dopo tutti i piani eccetera si sono risollevati, hanno portato questo match a essere abbastanza carino. Devo dare un voto, do un 6, perché non mi è piaciuto all'inizio come ho già detto, però alla fine non è assolutamente un brutto match, anzi vincono Blake e Murphy, quindi mantengono i titoli di campioni di NXT. Devo dire una cosa, personalmente io preferivo i Vaudevillains come campioni, ma ora spero abbiano anche loro la loro possibilità. Passiamo a un altro match, ovvero il match femminile, un Fatal 4-Way match fra Bayley, Sasha Banks, Becky Lynch e Charlotte, la campionessa di NXT. È stato un match stupendo, a me mi è piaciuto davvero tantissimo, non c'è stato un momento di pausa. E hanno collaborato le varie divas, tipo c'è una manovra che mi è piaciuta tantissimo con Charlotte che alza, oddio non mi ricordo, penso, mi sembra fosse Sasha Banks, e poi Bayley chiude con una specie di codebreaker se vogliamo, ed è solo una delle manovre. Abbiamo avuto tra virgolette lo split durante il match fra Sasha Banks e Becky Lynch, le alleate, e il match praticamente, io ho già detto, a me è piaciuto davvero tantissimo. Abbiamo Charlotte che fa una bella manovra fuori dal ring e si butta addosso alle altre, abbiamo Bayley che anche se partecipa tra virgolette di meno perché fa anche lei il suo, non capite male, però è un po' meno usata insieme a Becky Lynch che viene un po' frenata perché potrebbe essere la futura, almeno secondo i miei pronostici, campionessa di NXT dopo Sasha Banks, anche se ora le auguro un lungo regno. Infatti vince Sasha Banks, e ho avuto la fortuna di parlare con Sasha Banks in privato su Facebook, per farvi capire, ho avuto la fortuna di parlare con Sasha Banks e lei sta vivendo davvero un sogno, si è vista anche l'intervista su YouTube, ha pianto dopo aver vinto, e vedere una diva spiangere dopo aver coronato il suo sogno, perché Sasha Banks è partita da essere una semplice fan come siamo più o meno tutti noi, da essere una semplice fan si è riuscita a diventare campionessa della sua federazione preferita, quindi ha coronato un sogno. E a me viene da dire, se noi andiamo a chiedere a Nikki Bella, ne prendo una perché lei è la campionessa attuale, Nikki Bella ha pianto di gioia, ha coronato un sogno dopo essere diventata campionessa, anche se non è la prima volta mi pare, però a Nikki Bella è fregato qualcosa come è successo a Sasha Banks, è successo a Paige nello stesso debutto nel main roster, sto parlando dello scorso 7 aprile. Quindi la passione di queste wrestler, almeno non voglio dire sia superiore perché non sappiamo i sentimenti, magari lo esternano anche di meno, però secondo me i sentimenti dovuti da queste giovani ragazze che le vediamo scoppiare in lacrime, nonostante tipo Sasha Banks sia un heel, la vediamo scoppiare in lacrime anche sul ring, non riusciva a non sorridere, ha fatto un sorriso a 97 denti, poi ha abbracciato Charlotte facendo anche lo woo di Ric Flair, è stata davvero una cosa molto bella. E torno a dire complimenti a Sasha Banks perché è migliorata incredibilmente, e complimenti alle quattro che hanno partecipato a questo match, ovvero Becky, Sasha che ho già citato,
Charlotte e Bayley. E mi sento di dare un 8 pulito, un 8 senza pensarci a questo match, ed è stato davvero bello, soprattutto per essere un Fatal 4-Way che teoricamente è un match molto confusionato. Quindi complimenti alle 4 per l'ottimo match e davvero complimenti, ce ne fossero di divas così. Penultimo match della serata, Adrian Neville contro un Finn Balor. Abbiamo rivisto il body painting sfoggiato dall'atleta irlandese, da Balor, Chris David, non so come lo chiamiate. E è davvero fantastico, già ha detto che li sfoggerà, userà questo body painting specialmente negli special event o negli eventi più importanti, quindi pay per view, se e quando arriverà nel main roster. E quindi è molto bello vederlo così, dato che proprio simboleggia e fa capire l'importanza dell'occasione, dell'avvenimento. E scartando Finn Balor per questo momento, passiamo all'entrata di Adrian Neville, che è un'entrata ormai classica, e i due atleti sul ring danno davvero spettacolo. È un ottimo match, ci sono uno o due fantastiche manovre fuori dal ring e all'interno del ring. Il match è veloce, non c'è un attimo di pausa, devi sempre stare lì attaccato perché questi due fanno fisso manovre. Unica pecca, a me non piace il foot stomp che usa Finn Balor per chiudere. Dategli una mossa, dategli inventiva, fatelo distinguere dalla massa, dategli qualcosa di suo, non lo so. Secondo me, io per avere Finn Balor al 100%, per averlo più credibile, non dico che non sia credibile o buono, anzi, non fraintendete, voglio dire solo che secondo me merita una manovra più contraddistinta, che lo contraddistingua dalla massa, una manovra sua, una manovra un po' più spiccata di un foot stomp dalla terza corda. Che non dico che sia brutto, anzi è devastante, soprattutto quello che fa sulla nuca Neville. Però secondo me meriterebbe quella manovra in più che ti dà più spettacolo e ti rende il match più bello, tra virgolette, perché è una manovra più esaltante, eccetera. Torno a dire, non dico che non sia bravo Balor, anzi, perché sarei uno stupido, è strepitoso, idem Neville, tipo Neville alla Red Arrow, che è una cosa strepitosa da vedere ed è innovativa. Mentre tornando al match, come ho già detto, è davvero bellissimo e vi consiglio di guardarlo, e anche questo secondo me è l'ennesimo 8 della serata. Quindi dopo il Fatal 4-Way match delle Divas, questo è un altro 8. Alla fine il match lo vince Balor, se non l'avevate capito, non l'avevo fatto capire, però lo vince Balor, e l'unica cosa che ho già detto, l'unica pecca, l'unico pelo nell'uovo, preferirei una manovra più d'impatto da parte di Balor, più sorprendente. Siamo arrivati al main event di questo special event di NXT TakeOver Rival. Stiamo parlando del main event, ovvero del match one on one fra Kevin Owens, ex Kevin Steen, contro Sami Zayn, ex El Generico. Match che in federazioni indipendenti si è già visto varie volte. Se non l'avete visto, vi consiglio di guardare il match in Ring of Honor, un TLC match che vi consiglio davvero di vedere fra Steen e El Generico. È davvero un ottimo match. E io spero e probabilmente pronostico per il futuro, e pronosticai già tempo fa una rivisitazione di questo match fra i due ad NXT, però sto divagando. Tornando al match, si affronta Kevin Owens con Sami Zayn, come ho già detto, ed è un match davvero ottimo. L'unica pecca secondo me è il finale, nel senso, ci sta, Kevin Owens sta passando da distruttore, da mini Brock Lesnar, prendete questa cosa con le pinze, assolutamente mini Brock Lesnar, lo stanno usando come un distruttore, e ci sta che vinca il match in questo modo, ovvero praticamente con 4-5 powerbomb di fila senza mai fermarsi, senza tentare lo schienamento. L'ha tentato una volta praticamente, dopo le varie powerbomb Sami Zayn non riuscirà più ad alzarsi e il match andrà praticamente a Kevin Owens, quindi diventerà nuovo campione NXT. Quindi tornando a dire ciò che stavo dicendo, gioco di parole, abbiamo questo Kevin Owens usato come distruttore, e la cosa ci sta perché alla fine è nel sangue di Kevin Owens fare queste cose. Però avrei preferito leggermente di più un match che finisse in modo pulito. Ok che in questo modo, tra virgolette, non si è persa la credibilità, anche se Sami Zayn è stato distrutto per essere, però non si è andata a perdere quel filo logico che collegava i due, secondo me, e avremmo sicuramente un rematch, magari anche con Finn Balor, un triple threat match, e sarà sicuramente una cosa strepitosa. Do un voto a questo match, mi sento di dare 7 e mezzo, non perché sia stato brutto, non penalizzato perché
per il finale, anzi, come ho già detto, non mi è dispiaciuta l'idea, ve l'ho già detto. Do un 7,5 semplicemente perché secondo me è un match da 7,5, è un buonissimo match, un ottimo match fra i due. Kevin Owens, per la massa che ha corporea, riesce a fare cose da Adrian Neville, se vogliamo, non proprio così per intenderci, però ho tentato di far capire il paragone che volevo fare per un atleta della sua massa, un'agilità pazzesca. E evito di dire che mi è stato detto 37.000 volte che mi assomiglia a Kevin Owens, ma questo lo dovrete dire voi, non lo dico io. E è un match buonissimo, come ho già detto, però ho reputato superiore il match fra Adrian Neville e Finn Balor e il match fra le Divas. E voglio premiare la categoria femminile e il match che ho preferito della serata. Voglio premiare perché faccio un paragone fra le altre Divas che abbiamo in federazione e c'è praticamente un abisso fra le due fazioni. Sicuramente il match femminile è buonissimo, però il match fra Balor e Neville è qualcosa di strepitoso confronto a questo main event sto parlando. Quindi, come ho detto, premio le Divas, è un'idea che magari non tutti condivideranno, ma sinceramente io voglio premiare le Divas, nulla cavando agli altri match, come ho già detto, ho già spiegato le motivazioni. Eccoci, siamo arrivati alla fine del video, questi erano i miei pareri su NXT TakeOver Rivals, su questo speciale. Devo dire che ho preferito il precedente special event di NXT, questo era precisamente il quinto se non erro. Ho preferito NXT TakeOver Revolution e nulla da dire, queste erano le mie impressioni come ho già detto e ridetto. È uno special event che mi è piaciuto davvero tanto e mi sento di dare come voto complessivo un 7,5, 7,5, sì, è la stessa cosa. Mi sento di dare un 7,5 ritenendo superiore altri show che abbiamo già avuto, ma sicuramente non scartando questo perché sarei un pazzo e sicuramente triliardi di biliardi di schifiliardi di volte migliore della Royal Rumble che abbiamo avuto, dei vari DLC eccetera. Quindi detto questo, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate di questo special event, dei voti che ho dato oppure dei vostri voti, fate pure una vostra classifica, fate quello che volete. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, ci vediamo alla prossima, ciao!